Grazie per il tuo coraggio e vorrei che i tuoi compagni, i tuoi tre compagni di avventura entrassero tutti nella classroom e poi capirete Alfonso Signorini sta parlando con Daiannello, in merito alla sorpresa che la sta aspettando. perché. E io no. Oh, perfetto, ragazzi, entrare lì dentro. Sì, chissà come mai ti ho voluto io. Voi state lì. Dagliani, sei davvero pronta a tutto? Anche a vivere un'emozione pazzesca? Alzati in piedi. Freeze. Diana è frizzata. Ecco, si apre la porta della Mystery. E entra un signore. Non te l'aspettavo di vederli, eh? Invece questa sera sono qui e questa sera ti porto a casa. Bella, prima di tutto complimenti perché sei bellissima. Hai fatto un percorso stupendo. Hai passato un momento tragico e noi da casa l'abbiamo vissuto con te. È stato veramente brutto. Ti ho visto piangere, ti ho visto disperati, ma poi, con l'aiuto dei tuoi amici, ti ho visto sorridere, felice, serena e soprattutto bellissima. Hai fatto un percorso veramente bello e tutti ti amano, tutti. Scusa l'emozione, ma sai, trovarmi dalla casa anche per me non è facile. E niente, appunto, ti stavo dicendo che tutti fuori ti amano perché tu hai dimostrato veramente quello che sei, cioè la vera Diana, nel bene e nel male. La Diane affettuosa, la Diane di pace, la Stop, Diane. freeze! Signora Diego, benvenuto al grande fratello di Roma! Allora, per il nostro pubblico a casa, Attilio è il papà di Stefano Sala, che quindi è il nonno di Sofia, il suocero, tra virgolette, di Dagliani. E so che lei è lì per un regalo, perché ha portato un regalo molto speciale a Dagliani, è vero, Attilio? Regalo più bello in assoluto. E allora lei prenda per mano la sua Dagliani e vada incontro al suo regalo, la porti con sé. Ma dove vado? Fuori dalla porta rossa, in passerella. Portalo tu, Dagliani. Cucina, ti piace? Cucina? Io ho dovuto con O anche lavatrice, aiuto. Maschio, che devo uscire se non mi Sembra. cresce. Andiamo a vedere che Non non c'è c'è. Non so niente. niente. Io riesco per genere se è così. Attenzione, Insomma, questo è totalmente lungo, comunque legale. Manca un po' un ciampa. Lo strascico. ci sarà mai? Che ci sarà mai? Bellissimo, guarda.
Sofia, pupi, amore, io vorrei che tu non andassi mai più via, lo sai? Che bella sei. Grazie. Ti voglio tanto bene. Ma la salsa, Fonzo? La salsa per un po'? Dove? Adesso? La porto come dentro. La porto con te dentro. Ma che bravo. Oh, Dio, ragazzi. Amore, in questo momento si viene non solo dalla figlia e dalla madre, ma viene dalla famiglia Sara, dal nonno, dalla nonna, da questo messaggio meraviglioso di amore che c'è. Bravo, alla famiglia. Gerardo, grazie, come dice Pupo. Simona, Tilio, dove sono i nonni di questa meravigliosa bellezza? Me li chiami, Bubi? Fai venire i nonni, vai a prenderli, Bubi. Vai a prenderli. Amore. Simona, Attilio, grazie per averci fatto questo regalo, di averci portato questa meravigliosa bambina. Dayani, dobbiamo ringraziare Dayani, ringraziamo anche Stefano, il tuo ex compagno. Dayani, abbiamo radunato la tua famiglia italiana e adesso le sorprese non sono finite, perché tutti insieme idealmente le vostre famiglie si ricongiungono. Guarda davanti a te. Oddio, dove? Oi! Papà e Giuliano! Tuo fratello e tuo papà! Ciao, Pupi! E ci amo, mi manca, detto. E ci amo también. Mi manca. Ciao, Luca. Ciao, mia mamma Rita. Sono molto felice, Rita. Giro senza. Stupenda. Ciao, Attilio. Ciao, Simona. Grazie per tutto. Grazie per fare tutto con la mia sorella. Sì. Ciao Giuliano, buonasera Morelli, l'applauso di tutto lo studio è per voi. Ciao. Che nei momenti difficili non avete mai lasciato sola Dayani. Dayani, ti devo chiedere di salutare tutti e di raggiungere i tuoi amici nella casa. Ciao, guarda qua, sono il mio consenso, te lo dico fuori. Amo Morelli. Buongiorno Sofì. Non, no, no, no.
non si può, però dopo guarda, te lo faccio fare io domani, va bene? Domani ti giorno. Ciao amore. Ma che saluta mamma, dalle un grande bacio. Perché? Mamma deve finire il lavoro, va? Forza. Principessa, guarda. Profonda di Erpaolo, qui grande fratello